A distanza di una settimana la Serie D è di nuovo ad un bivio, andare avanti o fermarsi. Gli ultimi rumors parlano di una sospensione del torneo per il resto del mese di novembre, periodo che però sarà sfruttato per recuperare l'ingente numero di partite rinviate a causa del Covid e dei protocolli più stringenti cui le società devono attenersi tra i dilettanti. Nel girone F sono 10 le gare saltate nelle ultime 3 giornate. L'idea è quella, quando il campionato ripartirà regolarmente, di farlo avendo tutte le squadre con lo stesso numero di partite. Nelle prossime ore si attende una decisione definitiva e ufficializzata dal Comitato Interregionale della LND, anche senza dover attendere il contenuto del prossimo DPCM, la cui firma è stata annunciata dal Premier Conte entro la giornata di domani. Le ultime ore hanno tenuto in bilico anche la disputa del match di recupero tra Pinetore e Canatese, che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 25 ottobre, valido per la 5ª giornata. Era saltata fuori l'ipotesi di posticipare il match a domenica prossima, ma stamani è giunta l'ufficialità, confermata la data di domani, ore 14:30, stadio Mariani Pavone. È una gara di cartello che oppone due squadre annunciate protagoniste del campionato. L'area canatese è partita bene con 10 punti su 12 nelle prime 4 gare giocate, qualche difficoltà in più per il Pineto, che ha il tempo per riguadagnare un po' di terreno perso dalle migliori, ma che comunque non può steccare l'appuntamento. La presentazione del match nelle parole del tecnico pinetese Amaulo. Sì, stiamo preparando per la partita di mercoledì, una partita difficile perché incontriamo una delle squadre favorite alla vittoria finale, e veniamo da un risultato positivo su un campo difficile come quello di Tolentino, quindi dobbiamo continuare su questa strada cercando di fare una prestazione importante, perché contro una squadra di spessore come la Reganetese occorre fare una prestazione importante per portare via un risultato importante. Ma il turnover non so se possiamo farlo, perché abbiamo diverse defezioni, quindi abbiamo un organico un po' ridotto ai minimi termini, quindi vediamo un po' un attimo per mercoledì chi è nella migliore condizione per affrontare questa partita, perché abbiamo bisogno soprattutto di giocatori in ottime condizioni per cercare di fare una prestazione importante.